siamo sempre all'ippodromo delle Bettole e con Walter Puscedo, che sta vivendo un periodo d'oro della sua carriera di allenatore, perché anche oggi con Muntani hai ottenuto un importante successo, che fanno il paio con quelli di Michael Corleone e con quello di Compton Lane di settimana scorsa a Roma. Complimenti intanto, perché davvero stai ottenendo grandi risultati. Qual è il segreto? Ma il segreto, se uno segue un po' le regolari, noi tutti di Siena, mi metto io compreso insieme a tutti i miei colleghi, bene o male stiamo facendo risultati, stiamo dimostrando, nonostante non c'è i pali, che comunque lavoriamo, i cavalli li prepariamo, abbiamo dei buoni cavalli a scuderia, la forza è quella di stringere i denti e andare avanti. È stato un momento difficile per voi, quello, è un momento difficile. Quello della provincia ferma per voi, sì, ha inciso perché, tanto. Perché poi ti trovi a fare un mondo che come inizia le regolari poi non è semplice, come inizia a fare i pali, no? Però bene o male abbiamo tutti dei cavalli a scuderia, stiamo vincendo abbastanza tutti, bene o male ce la stiamo cavando, stiamo dimostrando che comunque lavoriamo, siamo sempre con i cavalli in attività, noi continuiamo a fare le stesse ore di lavoro e ci divertiamo anche, dai. Però senti, il nostro ambiente è il palio. Il vostro ambiente è il palio, però tu adesso sei nella versione allenatore. Quando ti rivedremo nella versione Fantino? Io spero che quest'anno 2021, insomma l'anno che viene, 2021, che anche se si deve spostare di qualche mese, ma sono dell'idea di fare i pali, anche se c'è delle restrizioni, ma facciamole, perché è giusto che riparta dalle contrade, contradaioli e bambini, a noi col cavallo e tutto il mondo del palio. Senti, a Siena con che rapporti hai con le contrade? No, dico la verità, questo anno di Covid è brutto che non si è accorso nessuno ai pari, però mi ha dato una grossa mano, perché ho visto riattenzione, interesse, e questo a me mi dà forza. Complimenti Walter, spero di rivederti presto a Legnano in veste di allenatore, e buon Natale, buon anno a tutti voi. Grazie, tanti auguri a tutta la città di Legnano. Grazie mille. Grazie.